Mettete le mani sotto le natiche, ok? Tenete sollevate le spalle e flettete le gambe, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. Recupero. 3, 2, 1, ricominciamo. Scendiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. E tiriti su, recupero. 3, 2, 1, continuiamo. Scendiamo giù. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. E su. Fantastici ragazzi, ci siamo quasi. 3, 2, 1, ricominciamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Eccellente, passiamo sul prossimo esercizio. Adesso facciamo un lavoro dove sono 8 gambe, 8 spalle, 4, 4, 2, 2 a scendere, ok? Così, sollevo i fianchi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e le spalle, vado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, fianchi facciamo, 4, 3, 2, 4 spalle, 4, 3, 2 e 2 glutei, 2 spalle, 2, 2, 1, 2. Andiamo in singolo, fianchi, spalle, 2, chiudo, 3, chiudo, 4, chiudo, 5, 6, 7, ancora, torniamo su 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, spalle, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4 fianchi, 4, 3, 2, 4 spalle, 4, 3, 2, 2 fianchi, 2, 1, spalle, 2, fianchi, 2, and singoli, fianchi, 1, fianchi, spalle, 2, fianchi, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eccellente, passiamo sul prossimo esercizio. Adesso portate i fianchi in neutro, ok? E le spalle sono sollevate, le gambe sono sollevate. Facciamo 1, 2 e cambio. E cambio, trattenendo proprio i vostri fianchi. Non farli muovere, non inarcare la schiena e controllo. Ok, ancora 45 secondi, continuo. Vai, vai e controllo. Guarda l'ombelico, ok, guardate il vostro ombelico. Trattenendo sempre l'addome, ok, ancora 30 secondi, continuiamo. Vai, controllo. Addominali tesi e tesi, vai vai, ancora 20 secondi più o meno, continuiamo. Se ti dà fastidio il collo potete tenere una mano dietro la nuca e l'altra che segue le gambe, ok? Ancora, trattengo, ancora, 4, 3, 2 e relax. Passiamo al prossimo esercizio. Questo esercizio è plancia laterale. Di nuovo lo terremo proprio per il minuto. Ok, ci sono diversi modi che io posso tenere le gambe per questa plancia. Questo è abbastanza avanzato. Questo è ancora più avanzato. Questo magari è poco più facile. E divaricare le gambe è ancora più semplice, proprio per far sì che diventa, diciamo, magari in questo senso distribuisco al meglio il peso tra le gambe e il punto vita, ok? Siamo a 28 secondi, 30 secondi, ok? Continuate di sollevare proprio l'anca, su, ok? Tira su,
tira verso su, tira verso su, continui. Ok, ci siamo quasi. Dai, tirate su, tirate su. Minuto in, diciamo, complessivamente un minuto, poi ci possiamo cambiare all'altro lato, ok? Però ricordate, a 20 o 30 o 30 o 40 secondi potete tranquillamente cambiare la posizione quando vi sentite troppo stanche. Passiamo dall'altro lato. Andiamo a fare un minuto di plancia dall'altra parte. Di nuovo scegliete la vostra posizione, diciamo, che preferite. Un minuto da adesso, sollevando da sotto. Provate di immaginare che state proprio stringendo, ok, le vostre addominali, tirali dentro, sollevo dalla parte sotto, braccia fanno andare su, se volevamo diventare veramente difficile possiamo anche alzare la gamba, dipende da te, ok? Perché ci sono diversi fattori che possono rendere una plancia più o meno difficile, alzando le braccia, alzando la gamba, ok? Il tempo, ok? 20, 30, 40, minuto di tempo, ok? Ci siamo ancora 25 secondi, continuiamo. Tiri su questo addome, questa è la plancia laterale classico, uno degli esercizi migliori proprio per il punto vita per quanto mi riguarda. Continuate 15 secondi, poi cambiamo di nuovo l'esercizio, plancia su plancia, plancia su plancia, eccellente per il nostro punto vita. Ultime 5 secondi e poi passeremo al prossimo esercizio, brava. Ecco, andiamo al prossimo esercizio insieme. L'altra cosa bella delle plance, sai qual è? È che possiamo, ok, in posizione, cominciamo, dondolare destra e sinistra, ok? Piccoli movimenti durante la plancia aumentano, diciamo, le difficoltà dell'esercizio, l'intensità dell'esercizio, e va, tra virgolette, spostare su diverse fibre muscolari, ok, il carico, che permette probabilmente avere piccoli micro recuperi durante l'allenamento, e questo ti permette di fare di più. Facendo di più avremo più risultati, ok? Ancora 30 secondi, continuiamo proprio a un dondolo, destra e sinistra, e destra e sinistra, continuate, vai vai vai, addominali a go go, e vedrete che anche quando facciamo tante plance, l'altro beneficio di fare tutte queste plance è che ti aiuta la schiena più che altro, ti fortifica anche tutta la colonna vertebrale, aiutandoti a evitare piccole mal di schiena. Continuiamo ancora, 5, 4, 3, 2 e passiamo sul prossimo esercizio.